È il grillino più noto d'Italia dopo Beppe Grillo. Federico Pizzarotti, 39 anni, project manager prestato alla politica, tornato ieri sera da un agriturismo sul lago di Garda, dove si è rilassato per il weekend con la moglie Cinzia in attesa del ballottaggio. Oggi ha preso per l'occasione mezza giornata di ferie. Arriva in piazza Garibaldi, sotto il comune, alle 4 del pomeriggio, urne chiuse da un'ora, e viene travolto da giornalisti e sostenitori. Se adesso così alla mo' di Obama mi potete anche mollare un attimo, così faccio un giro. No, giusto così. Un caffè, un goccio d'acqua, quelle cose lì. Al bar della piazza ordina acqua e caffè, vorrebbe parlare già da sindaco, ma il dato non è ufficiale, si trattiene, racconta della sua giunta, trasparente, con gli assessori scelti tramite curriculum vitae inviato sul suo sito. Nell'ultima settimana lo hanno intervistato dalla CNN a Le Monde. Fin da piccolo ho sempre voluto cambiare il mondo, finalmente ho capito da dove iniziare, ha scritto sul suo profilo Twitter, e ora forse deve iniziare coprendo quel buco da 600 milioni di euro lasciato in comune dalla precedente giunta. E entro in comune proprio dalla porta e vado a parlare col commissario. Dico, la prima grana, 600 milioni di euro. Esatto, quella è sicuramente la prima grana, però era la prima cosa che faremo, sarà agire nel nome della trasparenza per quanto riguarda i documenti, i conti. Andrà tutto condiviso con i cittadini, tutti i conti. Le 5 si capisce già che ha vinto, passa da una TV all'altra, ma la festa in suo onore programmata in caso di vittoria probabilmente non ci sarà, per rispetto alle vittime del terremoto a pochi chilometri da qui. Gira voce che Grillo sia a Parma, che abbia atteso qui i risultati e forse potrebbe fare capolino in piazza, una piazza dove l'unica bandiera che si vede è quella del no all'inceneritore, cavallo di battaglia di Pizzarotti. Quando finisce con la TV lascia piazza Garibaldi, sale su un taxi e se ne va. Se fosse stato un altro avrebbe preso l'auto blu, commenta qualcuno, guardando andare via il suo sindaco a 5 Stelle. È passata solo mezz'ora dalla chiusura dei seggi quando Parma capisce di avere un nuovo sindaco, il grillino Federico Pizzarotti del Movimento 5 Stelle. Dunque la svolta epocale profetizzata da Beppe Grillo c'è stata. Non è stata Stalingrado, ma la presa della Bastiglia sì. Pizzarotti al termine dello spoglio incassa il 60,23% dei voti. Lo sconfitto Vincenzo Bernazzoli, candidato del PD, sostenuto da altre 6 liste, tra cui SEL, IDV, i Comunisti Italiani, racimola un misero 39,77%. L'affluenza rispetto al primo turno è calata, 61%, 3 punti in meno, confrontata con 2 settimane fa. Significa che 50.000 parmigiani hanno voltato le spalle alle urne, un dato sull'astensione che dovrà far riflettere. All'arrivo del nuovo sindaco la piazza si anima. È festa sotto i portici del Grano, sede del comune che per un'intera estate hanno ospitato la protesta contro la giunta di centrodestra travolta dagli scandali e commissariata. Scandali che sembravano spalancare le porte del comune all'opposizione, cioè al PD, soprattutto dopo il primo turno con il crollo verticale di PDL e Lega. E invece, tutt'altra aria si respira nello storico mercato della Ghiaia, sede del comitato elettorale di Bernazzoli. Facce scure e un diffuso senso di incredulità. Nessuno si aspettava il successo dei grillini già al primo turno, nessuno immaginava che Pizzarotti dal 19,9%, indietro quindi di 20 punti, potesse rimontare fino alla vittoria. I cittadini hanno voluto fare una scelta netta, evidentemente quello che Parma ha vissuto nei mesi passati, negli anni passati, ha creato certamente un trauma che ha motivato ad un cambio assolutamente radicale, e anche, io credo, la saldatura tra un centrodestra che è responsabile dei danni, ha cercato una rivincita e si è saldata con questa proposta del grillini. Io naturalmente faccio i migliori auguri a Pizzarotti, gli auguro appunto di poter fare le scelte migliori per questa città che merita un governo, e noi assicureremo una opposizione responsabile per il bene della città. Il nuovo sindaco da domani dovrà far fronte a problemi di non poco conto. In campagna elettorale tanto si è parlato di rifiuti e termovalorizzatore, ma il vero nodo è il buco di 600 milioni nel bilancio del comune. Parma, e non solo Parma, attende il movimento di Grillo alla prova dei fatti. Adesso vi mollo e vado a prendere un goccio d'acqua. La mia candidatura appare una candidatura anticasta. Nel carrierismo della casta uno fa il deputato, poi fa il presidente di commissione, e poi fa il ministro, spera di fare il presidente della Camera, se gli va bene fa il commissario europeo. Io ho detto no, grazie, faccio il sindaco. Non il nuovo, ma l'usato sicuro. Leoluca Orlando conquista Palermo e diventa sindaco della città per la quarta volta, lasciandolo sfidante a distanza siderale.
Troppo grande il distacco al primo turno, 30 punti che diventano oggi quasi 50. Fabrizio Ferrandelli, vincitore di quelle primarie del PD contro le quali il vecchio sindaco era sceso in campo, deve arrendersi in un ballottaggio senza storia. È uno schiaffo in faccia al sistema dei partiti, se è vero come è vero che il consenso che ho avuto al primo turno non ha nessun rapporto con i partiti che mi sostenevano, neanche con il partito Italia dei Valori, che voglio ringraziare essendo stato il partito che con più forza e convincentemente mi ha sostenuto. Sul risultato l'ombra di una massiccia astensione, meno del 40% i votanti del secondo turno, ma per Orlando è una lettura parziale. Bisogna fare i conti con la legge elettorale siciliana che conta separatamente i voti espressi per il sindaco, che quindi, in termini assoluti, spiega Orlando, sono addirittura aumentati al secondo turno. Calcoli siciliani a parte, resta un risultato clamoroso. Manca solo la festa, rinviata dopo la strage di Brindisi e il terremoto in Emilia. Per il nuovo vecchio sindaco, solo un piccolo bagno di folla sotto l'albergo scelto per aspettare il responso di una vittoria annunciata. Oggi Orlando a Palermo, l'anno scorso De Magistris a Napoli, l'Italia dei Valori di Di Pietro si prende le due capitali del Sud, ma non basta. L'Italia dei Valori porta a casa una vittoria netta di quel che è la foto di Vasto. È l'unico progetto politico che c'è per creare un'alternativa al governo delle destre e all'esperienza berlusconiana. Abbiamo vinto anche a Palermo come Italia dei Valori, abbiamo vinto l'anno scorso a Napoli, ma non è che ci possiamo accontentare del regno delle due Sicilie. Quando finisce lo spoglio delle schede è un applauso all'inizio timido quello che accoglie l'ufficialità dell'elezione di Marco Doria a sindaco di Genova, come se il ballottaggio fosse ritenuto poco più che una formalità. L'entusiasmo cresce con il passare dei minuti a Piazza Fontane Marose, a pochi metri da Palazzo Tursi, il municipio della città della Lanterna. Qualcuno apre bottiglie di spumante, vengono srotolati striscioni in attesa che il neo sindaco scenda a salutare i suoi elettori. Una vittoria quasi scontata dopo un percorso, quello sì, tutto particolare. Con il successo alle primarie sul candidato del PD, così dopo il 48% raccolto nel primo turno, oggi Doria è diventato sindaco sfiorando il 60% delle preferenze contro il 40% raccolto dal suo avversario del terzo polo Enrico Musso. Ma anche a Genova resta alto il dato dell'astensionismo, 39,8%, 15 punti in meno rispetto al turno precedente, il dato storico negativo della storia elettorale di Genova. Doria scende a salutare i cittadini quando sono da poco passate le 17, qualcuno ha applaude, lui ringrazia. Voglio ringraziare quei tanti genovesi, migliaia di genovesi che mi stanno sostenendo dalle primarie, volontari che l'hanno fatto tirando fuori la passione e l'entusiasmo, l'amore per la città e l'impegno per una politica e per degli ideali. Sotto il comitato elettorale del neo sindaco arriva in bicicletta Enrico Musso, lo sconfitto. Ha già fatto i suoi complimenti a Doria via SMS, sorridendo parla del risultato. Per usare termini calcistici è stata una partita persa per 3-2. I veri sconfitti di queste elezioni sono quelli che non sono andati a votare. Purtroppo è così. Più di tre quarti, secondo tutti i sondaggi, di cittadini che dicono di non essere contenti di questa amministrazione, di questi partiti, nel momento in cui questi partiti si ricandidano, non dico che li rivotano, però stando a casa permettono a quelli che hanno votato Doria di reincardinare questi stessi partiti. In strada Doria e Musso si salutano, poi il neo sindaco raggiunge Palazzo Tursi a piedi. Ha saputo di essere stato nominato sindaco da un normale cittadino incontrato per strada di ritorno da una lezione tenuta all'Università di Genova. Fare in fretta la giunta è il suo obiettivo. La farò in piena autonomia, dice, senza lottizzazioni dei partiti, garantendo una forte presenza femminile. Il primo verdetto delle amministrative arriva dall'affluenza tra il primo ed il secondo turno, evapora il 14% dei votanti. Il 65% di due settimane fa, già di per sé un campanello d'allarme, si restringe ulteriormente al 51,4% di oggi. Numeri forse influenzati anche dalle ultime 48 ore vissute dal paese, tra la bomba esplosa davanti ad una scuola di Brindisi ed il terremoto in Emilia, che hanno messo il voto in secondo piano. Ma non si tratta solo di quello, è un segnale chiarissimo ai partiti e al sistema politico ridisegnato dal voto. Inevitabili comunque i bilanci. Il PD vince i punti, conquista la guida di 15 comuni capoluogo su 26, il centrodestra si ferma a 6. La situazione di partenza era di 17-9 per il centrodestra, che sconta però il fatto di presentarsi sempre diviso e con più candidati. I sindaci restanti sono distribuiti tra Lega, con la vittoria di Tosi al primo turno, centristi che confermano Agrigento e conquistano Cuneo, Italia dei Valori con il trionfo di Orlando a Palermo e l'assoluta new entry del Movimento 5 Stelle con Pizzarotti a Parma. E altri tre sindaci a Sarego al primo turno, Comacchio e Mira.
ma nei numeri ci sono delle sfide che più di altre danno il polso della situazione. Così in Lombardia il centrodestra perde entrambe le città più grandi in corsa. Como va al centrosinistra dopo 20 anni di sindaci di Forza Italia e PDL. Crollano i consensi ma anche i votanti. Al secondo turno appena il 40% va ai seggi. Monza, dove Berlusconi ha addirittura chiuso la campagna elettorale, cambia colore. Il sindaco leghista lascia il comune al PD. Anche in Piemonte e Alessandria e Asti cambiano bandiera. Isernia, dopo 10 anni, torna al centro-sinistra. Il centrodestra fa da spettatore nelle sfide principali, dove non è neanche in corsa. Non solo, nei comuni capoluogo strappa agli avversari solo il primo cittadino di Frosinone, conferma le poltrone di Catanzaro, Gorizia, Lecce, Trani e Trapani. Debacle assoluta per la Lega, unica bandierina verde resta quella di Tosi, vincente al primo turno a Verona.